Esame della qualità percepita del sistema di trasporto pubblico locale in Abruzzo da parte di Arco Consumatori in un'indagine svolta su 10 aziende, 68 linee, ben 1000 fermate, 10 terminal principali e 10 carte dei servizi. Passi in avanti importanti per quel che riguarda lo stato di salute delle flotte, con un parco automezzi generalmente rinnovato. Note dolenti invece dalla rete infrastrutturale, dalle tariffe e dalla carta dei servizi. Le fermate, che sono il biglietto da visita di una città, vengono assolutamente trascurate. Siccome sono di competenza dei comuni, i comuni dicono non hanno i soldi, non si curano di questa cosa. Più aiole e meno attenzione alle fermate. Questa è una situazione che va rovesciata, sia perché deve essere migliorata l'informazione e quindi l'uso del mezzo pubblico e quindi anche il suo comfort. Se io sto in un posto dove piove e non so neanche quando passa l'autobus e ci sono dei ritardi e non vengo informato, eccetera, eccetera, non so le coincidenze che posso prendere, eccetera, è chiaro che non sono incentivato al mezzo pubblico. E tra l'altro in una situazione dove le tariffe aumentano senza che venga tenuto conto il dispositivo del TAR, che obbliga tutte le convenzioni fatte dalle aziende con l'ente pubblico a poter aumentare le tariffe esclusivamente dopo che è stato verificato il miglioramento, cosa che invece non viene assolutamente tenuta in conto, e quindi su questo noi chiediamo fortemente un controllo più efficace. Altra questione riguarda le carte dei servizi. Formalmente non abbiamo niente da ridire, sostanzialmente ne abbiamo molte da ridire, perché le carte di servizi hanno un senso se vengono fatti gli indicatori di qualità, e gli indicatori devono essere fatti con i numeri, non tanto con la buona volontà. Quindi da questo punto di vista c'è ancora molto da fare. Noi saremo al fianco delle aziende, ringraziamo assolutamente l'ANAV che ci ha consentito e ci ha agevolato il rapporto con le aziende, e riteniamo che il rapporto diretto con le aziende a volte sia molto più proficuo di quello mediato dalla pubblica amministrazione.